Eccoci, buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Cosa facciamo? Una domanda, partiamo così tra di noi a vedere un po' come ci muoviamo in Asso Benefit e cosa facciamo nel momento in cui una società entra in Asso Benefit. E Marinella, ci facciamo delle domande noi. Qual è lo scopo degli incontri che facciamo di Benvenuto Asso Benefit? Allora, grazie Francesco. Allora, anch'io do il benvenuto a tutti, auguro una buona giornata a tutti. E, allora, qual è lo scopo della rubrica di cui, diciamo, io e te come membri del comitato direttivo siamo in qualche modo i delegati, no? A curare insieme, ovviamente, a Mauro Del Barba e al direttore Rao Caruso, a curare questa rubrica, no? Benvenuti in Asso Benefit. Qual è lo scopo? Beh, lo scopo è stato uno scopo che è nato proprio. Innanzitutto direi quest'anno, cioè quest'anno intendo il 2021, perché nel 2021 c'è stata veramente in qualche modo un'esplosione delle società benefit, sia in generale in Italia che anche all'interno di quelle iscritte in Asso Benefit. E quindi si è proprio nata l'esigenza di conoscere le singole società che si sono iscritte e in qualche modo non solo conoscerle noi come Asso Benefit, ma anche che si potessero conoscere tra loro. Quindi, direi che questo è il primo scopo, proprio il principale. Poi, in qualche modo, secondo me, facendolo, ci siamo accorti che potevano esserci anche altri obiettivi, no? Magari un pochino più nascosti, un pochino più sottili, quindi conoscersi, capire anche quali potevano essere le loro aspettative, le istanze di ciascuno, conoscere la diversità di ognuno e in qualche modo anche permettere loro di conoscere anche un pochino meglio alcuni di noi, diciamo, alcuni dei rappresentanti di questo paese. Bene, allora adesso invece sono io che faccio una domanda a te, Francesco, e ti chiedo, siccome abbiamo appunto partecipato, credo, più o meno a tutti gli incontri io e te, no? Sono stati 8 se non sbaglio quest'anno, e abbiamo partecipato insieme e in qualche modo davamo poi anche a fine di ogni incontro un nostro feedback su come era andato, cosa avevamo percepito, eccetera. Quindi ti chiedo globalmente, dal tuo punto di vista, qual è stata l'energia, l'emozione che in qualche modo hai percepito in questi incontri? Sembravamo dei fratelli sempre, da tanto tempo. Sembravamo delle persone, prima che aziende, che si conoscevano davvero da lungo periodo e che progettavano e proiettavano la loro prosperità, la loro voglia di costruire quello che è il mondo nel quale loro vogliono vivere. E quindi riassumo davvero, ogni volta durante questi incontri ho sempre voluto riassumere con una parola quello che mi hanno colpito questi incontri e devo dire che il filo rosso che ha collegato questi nostri momenti, che poi erano momenti di condivisione del senso di ognuno di noi, che però si intrecciava nel senso di tutti. Ed era meraviglioso vedere davvero come tutti assieme in un assetto associativistico come quello di Asso Benefit, che non è un assetto per incrementare il proprio business, ma è incrementare il proprio bene, il proprio impatto positivo che si vuole produrre e quindi unire le forze. Ho proprio visto come questa grande prosperità emergeva da questi momenti che sono stati tutti, tutti, tutti belli, belli, belli. Quindi sono stati, devo dire, meravigliosi. E questo simbolo di prosperità, anche qua ti ribalto un po' la pallina, nel nostro dialogo, mi piacerebbe capire, secondo te, se davvero possiamo presagire qualcosa di nuovo, qualcosa che continua. Ovviamente, Benvenuto Asso Benefit continuerà, quindi avremo questa incombenza, ma non è un'incombenza, anzi è un piacere servire questa causa, ma. Cosa vedi, Marinella, tu come presagio di questo benvenuto Asso Benefit per chi il benvenuto l'ha già ricevuto e condiviso? Ok, mi piace questo termine presagio, va bene. Allora, come fosse un oracolo, potrei risponderti che innanzitutto potremmo farne di più, perché immagino che continueranno ad aumentare e quindi il primo presagio è che sicuramente crescerà il numero delle società associate in Asso Benefit. E quindi questi incontri saranno più numerosi, probabilmente, anzi sicuramente, certamente. Quello che in qualche modo posso immaginare, anche se ovviamente non ho la certezza, è che da questo scaturisca comunque
un maggior coordinamento, anche una maggiore consapevolezza delle stesse socie, primo di non essere soli, perché non è scontato sentire che si è parte comunque di qualcosa in cui non siamo gli unici a avere questa idea strana di voler fare una società benefit, di dover spiegare ogni volta perché la fai, come la fai, eccetera. Ti senti che alcuni temi, per quanto siano diverse le attività, sono invece condivisi e compresi. E quindi mi aspetto che da questo emerga questo senso di comunità un po' più forte, che può aumentare, perché certamente può aumentare e crescere, e da lì scaturare anche dei processi più ispirativi in qualche modo anche per altri, quindi non solo best practices da condividere, cosa che già il Sobenefit sta già cominciando a fare, questi benefit talk e altri incontri, ma anche credo qualcosa proprio che parta dalle singole società, dai singoli soci, come proposte, come nuovi cammini da fare a cui noi comunque non saremmo in grado di pensare. Quindi proprio dare a loro il passaggio di che cosa fare rispetto a questo inizio che invece è scaturito in qualche modo da noi, dal Sobenefit. Tu invece cosa? Chiedo la stessa cosa anche a te brevemente. Tu cosa ti immagini, cosa ti aspetti? Mi aspetto davvero il continuo di quello che abbiamo progettato e di quello che stiamo davvero presagendo tutti assieme. Io vedo come un grande desiderio unico quello che stiamo tutti impalcando con questi incontri e lo sento proprio all'unisono. Quindi quello che mi aspetto è che davvero i nostri associati continuino a giocare portando se stessi, portando il bene che loro stanno producendo all'interno del mondo attraverso il business. E mi aspetto quindi che questo continuo ispirare diventi davvero un vortice, cresca esponenzialmente e possa includere sempre più parti nel business che vanno poi a produrre beneficio comune. Questo è lo scopo. Bene. Bene, io direi che possiamo salutare tutti augurando una buona continuazione di tutto quello che sta avvenendo già fin d'ora. Che dici? Assolutamente. Grazie a tutti e buona Grazie. continuazione. Grazie, grazie. Un saluto a tutti i partecipanti della terza giornata nazionale delle società Benefit. Io sono Livia Ventura e sono membro del comitato scientifico di Assobenefit. In questi pochi minuti vorrei raccontarvi cosa abbiamo fatto in quest'ultimo anno nell'ambito del comitato scientifico e in particolare nell'ambito del gruppo di lavoro sulla valutazione di impatto, che è solo uno dei gruppi di ricerca attivi all'interno del comitato scientifico. L'idea dalla quale siamo partiti era quella di fornire alle imprese associate uno strumento utile ad individuare tra quelli esistenti non solo lo standard esterno di valutazione più adeguato alle caratteristiche dell'impresa, ma soprattutto uno standard di valutazione conforme ai requisiti previsti dalla legge sulle società benefit e in particolare quindi conforme sia ai commi 376 e 384 dell'articolo 1 della legge 208-2015, che agli allegati 4 e 5 della stessa legge. Per verificare la compatibilità dei diversi standard esterni esistenti sul mercato, abbiamo quindi elaborato quella che abbiamo definito matrice di compliance. La matrice è stata innanzitutto sviluppata restando fedeli al testo della normativa, questo per evitare un'eccessiva discrezionalità di giudizio. La matrice è suddivisa in tre parti, una prima parte relativa ai requisiti dello standard di valutazione esterno, con riferimento a quanto previsto dall'allegato 4 della normativa. Una seconda parte invece è relativa ai requisiti delle aree di valutazione, con riferimento in questo caso a quanto previsto in particolare dall'allegato 5 alla normativa. A queste è stata poi aggiunta un'ulteriore tavola sinottica, che da un lato è una tavola riassuntiva dei risultati delle due submatrici appena menzionate e dall'altro invece contiene anche delle ulteriori informazioni, non necessariamente richiamate dalla legge, ma che possono invece rivelarsi molto utili per le imprese associate che poi usufruiranno del documento finale, perché sono informazioni volte a definire le caratteristiche fondamentali degli standard che vengono analizzati. È importante evidenziare che il lavoro volto a predisporre la matrice è stato condotto nell'ambito di un gruppo di ricerca caratterizzato da diverse competenze professionali e un gruppo di ricerca al quale hanno partecipato non solo alcuni membri del comitato scientifico, ma anche alcune imprese associate, che hanno quindi messo a disposizione dell'associazione la loro esperienza. Per
Sulla base di questa matrice che abbiamo predisposto, si sta ora lavorando alla valutazione degli standard esterni esistenti sul mercato, così da fornire alle imprese associate una guida utile alla scelta di uno standard di valutazione che sia a 360 gradi compatibile e conforme a quella che è la normativa e quindi a quelli che sono i requisiti richiesti dalla legge per lo standard di valutazione. Una buona giornata a tutti. Un saluto a tutti. Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono Ralco Ruso, direttore di AssoBenefit. Sono qui per parlarvi rapidamente dei Benefit Talk. I Benefit Talk sono gli appuntamenti di AssoBenefit che intendono affrontare le diverse dimensioni benefit, dove per dimensioni benefit noi intendiamo quegli aspetti attraverso i quali poi si concreta, si realizza il beneficio comune prescelto dalle imprese. E rispetto a questo ci siamo detti cosa è meglio se non condividere da parte delle imprese con altre imprese le modalità e le strategie con le quali realizzano il beneficio comune, cioè vale a dire con le quali si impegnano su alcune dimensioni benefit. E quindi abbiamo deciso di organizzare questa puntata in cui protagoniste sono le società benefit associate ad AssoBenefit, che hanno quindi facoltà di condividere con le altre associate le strategie e le modalità con le quali concretizzano e realizzano il beneficio comune, vale a dire le dimensioni benefit. Abbiamo cominciato a settembre in un Benefit Talk pilota numero 0, diciamo così, in collaborazione con l'UNHCR in merito all'integrazione lavorativa di figure più fragili, in particolare in questo caso di rifugiati e migranti. Il primo appuntamento, il Benefit Talk 1 a questo punto è stato nel mese di ottobre in merito al welfare aziendale, intesa come dimensione benefit. Il secondo, che si è svolto a novembre 2021, è stato in merito alle catene del valore benefit, e a partire da gennaio ne seguiranno altri. Vi dico in brevissimo le dimensioni benefit individuate, peraltro individuate in un tavolo di coprogettazione con gli associati durante la scorsa assemblea. Quindi, innanzitutto, con la comunicare benefit, poi il women empowerment nelle società benefit, il tema del lavoro, il rapporto con lavoratrici e lavoratori all'interno delle benefit, le relazioni tra società benefit e terzo settore, che come sappiamo essere in molti casi del tutto naturale. Il tema della attenzione alla legalità e il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato, il tema del passaggio generazionale all'interno delle società nel momento in cui esse si trasformano in benefit, e poi per finire l'ultimo appuntamento programmato sarà in merito alla mobilità garantita e sostenibile, quindi l'esperienza di alcune società benefit in questo campo. Non posso che augurarmi a nome di AssoBenefit che la partecipazione a questi appuntamenti sia da parte di tutte le società e dei loro rappresentanti sia frequente, ma anche soprattutto ricca di attenzione e di spunti. E quindi non posso altro che augurarvi un arrivederci al prossimo Benefit Talk.